E finalmente, eccoci qua, è iniziata ufficialmente la fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Benvenuti nella mia reaction a WandaVision, la prima serie TV della Marvel su Disney Plus. Oggi andremo a vedere insieme i primi due episodi, perché oggi sono usciti, giorno di lancio sono usciti due episodi, poi continueranno un episodio ogni settimana per un totale di 9 episodi. Allora, come è stato per The Mandalorian, le reaction funzioneranno in questo modo. Questo video vi farà vedere la mia reaction editata, quindi ci saranno i migliori momenti con anche l'episodio in piccolino messo in alto. Poi in descrizione troverete un link, che se volete potete visitare, dove potete vedere tutta la mia reaction completa, non tagliata, non editata, completa, con un timer. Così che voi possiate sincronizzare quel timer, quel minutaggio, al minutaggio della puntata e poter vedere la mia reaction in contemporanea alla puntata, caso mai vogliate. Naturalmente, esattamente come The Mandalorian, dopo le reaction arriveranno anche le varie analisi. Naturalmente, poi, essendoci due episodi in questa settimana, l'analisi sarà tutt'uno, però, diciamo, ve la dividerò in due parti all'interno, così se vedete prima una parte e poi volete vedere l'analisi e poi la seconda parte, vabbè, più o meno penso abbiate capito. Per il resto, sono le 8:58, io sono carichissimo, a riguardo di dedicato a WandaVision avrei voluto portarvi un'analisi, varie analisi nel corso dei mesi, sono colpevole, non ho giustificazioni, sono colpevole, così non è stato, non sarà così per le prossime serie TV, a partire da Falcon e Winter Soldier, Loki, anche tutte le prossime di Star Wars. The Mandalorian mi è stato molto utile come lancio, tra virgolette, come test per le reaction, l'analisi, tutto fare le cose. Per il resto, riguardo WandaVision, poche cose da dire. Cioè, sappiamo che tornerà Darcy da Thor, sappiamo che tornerà Jimmy Woo da Ant-Man, sappiamo che ci sarà Evan Peters, l'attore di Quicksilver nei film della Fox, degli X-Men, però non interpreterà quello, forse interpreta Mephisto, che dovrebbe essere il villain, insieme anche alla vicina, che dovrebbe essere una strega controllata da Mephisto, che aiuta Mephisto. Ci sono 10.000 cose, c'è lo Sword, quello introdotto in Far From Home con Nick Fury nello spazio, gli Skrull, Secret Invasion, Monica Rambeau da Captain Marvel. Una marea di cose in questa serie TV, ne avrei voluto tantissimo parlare, però siamo qua per godercelo tutti insieme. 8:59, aspettiamo gli ultimi secondi e poi si vola con la puntata. Sono le 9! Oh, sono le 9! Sono le 9! No, che è? Non mi faccio andare a Disney Plus? Sì! Oh sì! Allora, due puntate, 30 minuti e 37 minuti. E un po' godo. Ok. Allora, cuffiette e siamo pronti. Due esseri con superpoteri vivono tranquille vite. Vite tranquille. Vite tranquille. Come cazzo leggo? Ma sospettano che niente sia come sembra. Sono super curioso. Penso che sia molto, molto potenzialmente ispirato a The Truman Show. The Truman Show, guardatevelo se non l'avete mai visto, con Jim Carrey, molto bello. Detto ciò, siamo pronti. Tu 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 tu. Pam. Da quant'è che non sentivamo questa sigla? Era Spider-Man Far From Home l'ultima volta. Hanno messo le scene di Endgame all'interno. Non c'erano mai state. Bianco e nero e diventa quadrato. Tutto penso che parta dagli anni 60. Vediamo un pochettino. Splendida coppia di sposi. Chi è arrivata in città? WandaVision. Ah, perché Visione passa attraverso le porte. È veramente strano, è veramente strano. Vision. Questa è la sigla, quindi. Mia moglie e i suoi dischi volanti. Mio marito e la sua testa indistruttibile. Io non mangio cibo. Ah, ecco perché. Effettivamente. Per caso oggi è un giorno speciale. Ha già il cuore. Festeggeremo questa occasione particolare. È un giorno speciale. Direi una serata. Di grande significato. Per entrambi. Naturalmente. Ovviamente. Esatto. Complimenti a noi. Ha fatto sorridere? Ah, il... ok. L'aspetto da Visione, doveva tornare Paul Bettany normale, giusto? Buongiorno, cara. Sono Agnes. Agnes, la sua vicina di destra. Mia suocera era in città, perciò io non c'ero. Allora, come si chiama? Da dove proviene? E soprattutto... L'ho capita dopo! Si è sistemata in un baleno. Ha usato una ditta di traslochi? Ovviamente. Gli scatoloni non si muovono da soli. Stasera è un'occasione davvero speciale per noi due. Festeggiate un compleanno? No, non è proprio una festa. Allora, un anniversario? Sì, è il nostro anniversario. Dovrebbero scriverne un altro, a Ralph servirebbe come infiammare la moglie per non farsi lasciare dalla moglie. Va bene, è molto strana, però mi piace, eh. Bisogna entrare nel mood giusto. Qua
quanto cazzo va veloce? Sei come un computer ambulante. Darvis. Non lo sono affatto. Sono un impiegato a base di carbonio, composto di materia organica, proprio come te. No. Ehi. Sì, io e mia moglie siamo pronti per stasera. Ecco cos'è. Il signor Hart, il cuore. Mia moglie pensava che 5 portate fossero sufficienti. Ricordiamoci i baffi. Mi trattano molta fortuna all'ufficio collocamento. No, poverino. Tu non hai scheletri nell'armadio, vero Visione? Io non ho uno scheletro, signore. Tranquillo, caro, qui è tutto sotto controllo. Oh, meno male che sollievo. Pensano due cose diverse. Sono un po' nervoso. Se non va come dovrebbe andare, credo proprio che sarà la fine. No! Dai, è soltanto una serata, non occorre fare... Povera Wanda! Era il suono di Iron Man, fatto dalle Stark Industries, leggo bene, leggo Stark. Stark. Della Stark Industries. Lo sapevo! Del passato. Che succede, Visione? È saltato un fusibile? Insomma. Indovina. Wanda! Visione? Il tradizionale, caloroso, benvenuto socoviano agli ospiti. Socoviano. Tu ti muovi alla velocità del suono e io faccio fluttuare le penne. I simboli non ci servono. Oh, cara, tutto questo romanticismo, le candele. Si accontenterebbero di una fragola al cioccolato divisa in tre? Le fragole. Casalinga sarai se non avessi una cena gourmet per quattro pronta da cucinare. Insomma. Anche questo menù si fa in uno schiocco. Aragosta alla Termidor con... Thanos. Ah, e fa tutto... Ah, è bellissimo! Vabbè! Una bella canzoncina, tutto. Sì! Oh no, troppo cotto! Ha bruciato! Aia! Oh no, sta impazzendo, ecco! Sto arrivando, Fred! Cucù, ci siete? Cucù, anche a lei! Cucù! E quella chi è? Una venditrice. Ma da quanto ho visto stasera non riesce a gestire niente. Quando è che si mangia? La cena, ecco, è servita. Ta-dam! Ci siamo trasferiti da... Sì, ci siamo trasferiti da... Da? La nostra storia. Mm-hmm. Si può sapere qual è questa storia? Diamine, perché? Perché siete... Infarto? Ah no, si... Smettila. Io... È un po' ansietta questa scena, eh? Smettila. Smettila. Loro non fanno nulla. Visione, aiutalo. Molto strano. Il tempo è volato. È ora di andare. Quest'ospite deve andare via. Oh. Promozione. Vedremo per quella promozione. Visto? Sì, signore, la ringrazio. Ma... Che incantevole batacchio. Visto, sì. High tech. E vissero felici e contenti. Ora spegne la TV, mi sa. Ed è finito così? Wanda Maximoff e Visione. È finito così? Non è finito così. Questa è la band... Ah, è lo Sword. È lo Sword. Please stand by. Ho detto, è come il Truman Show. Ora è veramente finita. Allora, devo dire, mi sono venuti un pochettino i brividini ora sul finale. Belli questi titoli di coda, mi piacciono. È tutto nei pixel. Blu, rosso, verde, l'RGB. E lo Sword tiene sotto controllo Wanda. Osserva quel che lei fa. È strano da vedere. Fa strano tutto. Anche tipo quando gli ha detto Visione aiutalo, sembrava molto tipo un ordine. Cioè tipo, Visione, esci fuori dal tuo personaggio ed aiutalo. Secondo me, io sono piuttosto convinto che al momento attuale tutti rispondano a lei. Cioè lei controlla tutti, è tutta una sua creazione. Vedo che fanno vedere, stanno facendo vedere un po' di cose. Da Visione al costume di Wanda, hanno fatto vedere le farfalle della culla dei bambini. Hanno fatto vedere le scale di quando lei è incinta, mi sa. Questa musica quasi mi ricorda Matrix. Faranno vedere qualcosa alla fine con tutti questi pixel che si creano. Ah, ecco le fedi. Marvel Studios presenta WandaVision. E così è ufficialmente finita. Non penso che ci sia altro. Ok, beh, prima puntata mi è piaciuta. Carina. Molto... La durata è quella, 21-22 minuti, perché sono le classiche sitcom. La prossima dura totale di 37. Poi ci sono sempre i titoli di coda, eccetera, eccetera. Quindi magari dura una mezz'oretta. Ora andiamo a vedere che cos'è. Però prima puntata strana. Strana. Devo ammettere strana. Fa troppo strano.
però mi è piaciuta comunque. Direi di andare quindi con la prossima. Allora, prossimo episodio, stagione 1, episodio 2. E andiamo. Poi ovviamente solo questa settimana, come detto, ci sono due episodi. Dalla prossima settimana ci sarà un episodio a settimana, ogni venerdì alle 9, per 8 settimane, 9 episodi totali. Oh, bello il recap! Molto, molto ambiguo questa scena comunque, mi ha incuriosito. Visto questo modo in cui glielo dice e poi il finale. Tra l'altro quella scheda audio è quella della Road, la conosco. Molto carini anche tipo gli easter egg, quello del tostapane delle Stark Industries. Da quel che so ce ne dovrebbero essere di più nel corso della serie, più cosettine al riguardo. Sicuramente prima o poi comparirà effettivamente il logo della Sword. È già comparso nella scena finale, dall'esterno, in cui qualcuno scriveva appunti. Sarebbe da cercare di capire di chi è quella mano. E mi sa che ogni puntata ci farà vedere qualcosina dello Sword. E teoricamente queste tre puntate dovrebbero essere molto tranquille. Cioè la prima, la seconda e la terza. Poi 4, 5, 6 un po' più. E 7, 8, 9 Stai usando la tua visione notturna, visione? Amore, non è inopportuno. Ho sentito un paio di colleghi che parlavano di loschi individui che si sono trasferiti nel quartiere. Rapinare case, atti vandalici. Attraversare le pareti, muovere oggetti senza toccarli? Uno di noi dovrebbe scoprire la fonte di quel rumore. Uno di noi dovrebbe. Vai, visione. Ah, sono le foglie. Bene. Sì, confesso, sono fiero di me. Oddio, ma questi disegni sono tipo quelli di quella sitcom di cui non ricordo il nome. WandaVision. L'amico coi baffi. La vicina e il signore, ho capito chi sono. Vediamo. Eccolo, la magia. Pure la gemma dell'infinito con... Quindi ora la deve far scomparire e poi ricomparire. Quello fa parte del tuo costume. Come del suo? Diglielo a quei rami d'albero, chi comanda. Ci vediamo in scena. Sono bellissime le sue facce. Ora, eccolo lì. C'era la città di Sokovia sulla parete. C'era la città di Sokovia. Non erano le foglie, qualcos'altro. Elicottero della Sword. Il loghetto che c'è davanti con la spada è il logo della Sword. Eccolo qui, eccolo qui. Ha interpretato Bambin Gesù nella recita di Natale l'anno scorso. Ma come? Dottie apre tutte le porte di questa città. L'iscrizione alle scuole. Oh, su via, non essere precipitosa. Per i figli. Forse potrei essere solo me stessa, più o meno. No? Brutta idea. Questa brutta idea. Hanno dato una mano di vernice fresca al gazebo e aggiungeranno la copia. Le ultime decorazioni nella piazza principale. Hanno tutti i fiori sui vestiti. Il diavolo è nei dettagli, Bev. Non si trova soltanto lì. Sono una delizia. Monica Rambeau. Un bel applauso. Nel momento appropriato, ovviamente. Geraldine. Piacere. Geraldine. Potete applaudire. Ora basta. Chiedo perdono. Ma come fate a restare sobrie? La libreria di Westview. Quello con i baffi di nuovo. Al lampone o al formaggio? Ma come? Nessuna delle due, io non mangio cibo. Non mangio cibo tra un pasto e l'altro, ma solo all'ora del pasto. Sono una macchina abitudinaria. Al pelo. Anch'io ho una notizia segretissima per voi. Dici. Norm è un comunista. Eh? Vuoi una gomma Big Red? E mo? Oh no! Eccolo. Ho sentito delle cose su di te. Oh no! Che cosa? Su di te e tuo marito. Ma ti assicuro che sono una persona innocua. Io non ti credo lo stesso. Ecco, ecco, ecco. Banda, mi ricevi? E lo Sword da fuori che prova a parlarci. Dotti. Colore. Strucker. L'idra. Troverà il tempo per te. Strucker era il dottore che ha creato Wanda e Quicksilver, che ha fatto gli esperimenti in Sokovia, no? Dudu, il signore coi baffi. Meno male che non Monica. Per la gomma?
pizzini? Ma non ci sono bambini in giro. Io sono Glamour e lei la mia deliziosa assistente Illusion. Io sono Glamour e lui Illusion. Sto plateale. Oh cazzo. Sta usando dei poteri. Manda, ti prego, fammi scendere. La strepitosa prova di forza. Lo alza. Ups, non dovevo rivelarvi il nostro trucchetto. Questa. Era di mia nonna quel pianoforte. No. Ehi, Sherbert. Poverina. È questa? No. Devo contraddirti. Oh, è questa? È l'ultima! Questa cosa? È la mia carta! Oh, il mio cilindro dov'è? Oh, ah, il coniglio! No! Il coniglio! Eh? Visione! Ossia? Io lo faccio! Se solo conosceste il nostro segreto! Esatto! Lei non vuole farsi scoprire, ma lui... L'armata dei clisteri! L'armata dei misteri! Certo, come dice lei! Siete sicuri di non volere un volontario di nome mio marito Ralph? Ancora non l'abbiamo visto, comunque, mi pare, Ralph. No, abracadabra! Chi c'è dentro? Sì. Che c'è lì dentro? C'è qualcosa sicuro? Che c'è lì dentro? Ah! Monica! Ok, molto, molto strano, Pure di fuga! La gomma! Via! Avevo le rotelle gommate! Come se non... Voi due, fermi dove siete! Mani in alto! Il numero più esilarante mai visto nella vita! Non siete E hanno vinto d'accordo? Così! Sì, sì! Vincono il premio! Mi trovavo dietro le quinte e ero in un bugigattolo. Ma come hai fatto? Oh, un mago non rivela i suoi segreti. Lascia questo alla sua assistente. E lei non rivela niente. Per i piccini! Piccini che non si vedono mai, comunque. Non ci sono ancora bambini in giro per la città. Penso che i piccini abbiano voglia di popcorn. Piccini? Vanda. Che c'è? Ecco, infatti, incinta! È il suono che aveva sentito. Senti, nuovo quell'albero, io lo estirperò. Lei ha lei pensa che sia qualcosa con l'elicottero, penso. Forse altro. Io non vedo niente. Lo vedrai. Che cos'è? Api. Vanda. Lo sword. Il logo sulla schiena. No. Ha resettato tutto. Come House of M. A colori. Si trasformano per gli anni 70 poi, mi sa. Eccolo qui. Sokovia ancora lì sulla parete. Pam para pa, pam 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 pam. Ed è finita la puntata nella puntata, no? Vanda. Eccola, infatti, la trasmissione Please Stand By. È di nuovo, quindi c'è la stessa cosa a ogni puntata. C'è la stessa situazione, mi sa, in cui la puntata finisce, ma c'è questi titoli di coda della puntata dentro la puntata. Perché è come se lo Sword stesse osservando quello che fa Wanda dall'esterno. E per loro, è come se fosse una serie televisiva. Per quello dicevo The Truman Show. È da ragionarci su, ci sono tante cose da vedere, però è figa, è molto strana, soprattutto mi fa strano vedere un qualcosa in bianco e nero, una cosa a cui prevalentemente non siamo più abituati, quindi fa strano, però da adesso in poi, dalle prossime puntate dovrebbe essere a colori, dovrebbe essere normale a livello di... dimensioni, di rapporti, di proporzioni, non mi ricordo il termine. Quando io so qualcosina, tipo che dico... Oh, quella cosa! È perché c'erano nei trailer, non è che fosse chissà quale grande segreto. C'è tanto Sword, appunto, nel mezzo. Toccherà parlare più approfonditamente dello Sword, sarà fondamentale per questa serie, ma per tutto
il futuro della Marvel. Mi piacciono tutti questi cosettini che fanno, tutti questi vari effetti che fanno con i pixel durante i titoli di coda, perché mi sembrano simili ma un po' diversi ogni puntata forse. Dovrei rivederli meglio, ne parleremo poi meglio nelle analisi. E ora vediamo un attimino, ecco qua, le fedi. Marvel Studios presenta WandaVision. Vediamo un po' che ci fanno vedere. Ah, stavolta niente. Ok, va bene, niente. Però chiaramente sappiamo che c'è lo Sword che li osserva. E sono curioso di vederne di più. Penso che questi qua fossero due episodi anni 50 ed anni 60. Il prossimo sarà anni 70 e loro avranno i bambini. Perché lei è incinta. In più, appunto, lei ha resettato il passato, ha resettato la sua realtà, no? Perché era uscito fuori quel signore delle api dello Sword. Scopriremo, c'è anche questo elicottero. Lo Sword è molto importante, sicuramente. C'è anche, appunto, Monica Rambeau, che sembra essere parte dell'illusione, perché non sa chi è al momento attuale o non lo dice. C'è la vicina, ci sono un po' di personaggi intriganti. Poi, più o meno, sembrano appunto le stesse persone. Cioè, io penso che questa qua sia una città vera, questa Westview, una città vera su cui Wanda ha preso il controllo mentale. E a mano lei uscirà fuori da questa illusione e si renderà conto di tutto. Ecco perché, per dire, vede il signore che esce fuori dal tombino e dice no, non vuole accettare la realtà, che è quella dello Sword, è quella in cui ci sta lo Sword che la osserva per un qualche motivo adesso. E quindi resetta tutto. Figa, prima serie TV della Marvel, sono molto curioso. Come detto, ovviamente arriveranno le analisi, arriverà un'analisi di entrambi gli episodi insieme. Sarà diviso un episodio, cioè ve li splitto all'interno del video, così potete vedere un episodio con calma e poi vedete l'analisi, episodio-analisi. E poi dalla prossima settimana, ogni settimana ci sarà una reaction e un'analisi, perché uscirà un episodio a settimana. Basta, penso che non ci sia altro da dire, forse ci siamo anche prolungati più di quanto dovevamo. Vedo qua, non c'è nulla da vedere nei titoli di coda, eccetera, eccetera. Quindi grazie mille a tutti per aver seguito questo video, questa reaction. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta la serie, fatemi sapere cosa ne pensate. È molto strana, è proprio il termine più... è strana, ma è uno strano figo. È uno strano veramente bello. È uno strano molto intrigante. Sei curioso di vederne di più. E quindi grazie mille a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!